Siamo al castello di Montemale, in provincia di Cuneo. Di questo luogo si hanno notizie a partire dal 1098, quando il signore del luogo donò alcuni dei suoi possedimenti al monastero di Savigliano. La proprietà venne ceduta e conquistata varie volte, anche in base agli eventi storici avvenuti nei secoli. Le ultime notizie risalgono al 1600, dopo che venne lasciato in totale stato d'abbandono. Nel 1933 l'ingegner Salvio acquistò il castello all'asta e lo fece ristrutturare, utilizzando resti antichi e rispettando la pianta originale. Dal 1938 fino allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale il castello venne adibito ad albergo e in seguito come ospedale militare. Nel 1942 venne usato come campo di concentramento dove vennero torturati e uccisi numerosi ufficiali jugoslavi serbi. È passata la mezzanotte, siamo carichi per cominciare questa indagine. Andremo a scoprire eventuali misteri che ci sono dentro questo castello per vedere se le storie che si raccontano sono vere oppure no. Andiamo? Possiamo cominciare? Sì. Un bel comodino per iniziare proprio. Sì, infatti. Molto bene. Allora, cominciamo. C'è qualcuno qui che sente la mia voce? Io mi chiamo Sirio e mi è concesso comunicare con qualcuno qui? Ma c'è qualcuno che ci vede e vorrebbe parlarci? E vorrebbe mostrarsi? Vorremmo sapere se in questo luogo c'è qualcuno che può sentirci, che può vederci, che abbia voglia di comunicare con noi per raccontarci la storia di questo castello. Dopo una mia precisa domanda, si sente un mugugno provenire dall'oscurità. Parlate normale piuttosto. Cosa è successo? Non c'è qualcuno. Ma dove? Ho sentito. C'è qualcuno quindi? Non so se qualcuno di vivo o di no, però. C'è qualcuno in tutti i sensi? Qualcuno che è in questa dimensione o nell'altra? Se sì, noi siamo qui. Sembrava qualcosa vicino all'ingresso principale dove siamo entrati noi. Solo che può. Non saprei. Sembrava come se si fosse aperta la porta, però sembrava diverso dal primo rumore che abbiamo sentito all'inizio. Qualcuno sta tentando di comunicare in qualche modo? Qualcosa di particolare che dobbiamo fare, che dobbiamo dire? Fateci capire come dobbiamo comportarci. Dopo una domanda di Sirio, qualcuno sembra confermare la sua richiesta e pochi attimi dopo, sempre qualcosa di inspiegabile, sembra farsi sentire provocando uno strano rumore. Ehi.
sentato un rumore in lontananza. Stai per caso cercando di farci capire che sei in un'altra zona del castello? Vuoi che dici? Impressioni, qualcosa? Io ho sentito. Ho sentito un colpo per quel cuffio, non sento la direzione. Quando ti sei affacciato di qua a guardare? Poco all'inizio prima. Dici? Poco prima del momento che stavamo facendo i 20-30 secondi di silenzio, quello l'abbiamo sentito tutti, penso. Però un colpo che. Io l'ho sentito un altro che mi sembrava provenire dalla zona di là, verso l'ingresso. Sì. Però mi sembrava un po' piccolo, quasi come un passo, però più che un passo. Perché sembra di sentire delle voci in lontananza molto più deboli, però voci umane, no? Sì, allora, quello è il problema. Senti, qualcosa non sento classiche voci umane in lontananza, sento qualcosa di flebile che ogni tanto sembrava qualcosa, però potrebbe anche essere il rumore nostro, o di stomaco, c'erano di stomaco di spirito, però sembrava quasi come un cosa. Ma anche nel mal di fuori, quando insieme al chiuso, lo senti fuori, magari ci arriva in una maniera diversa. Sì, può anche essere, però questo bisogna poi analizzare bene, a casa, al computer. Io direi di provare a spostarci nella stanza, sta più avanti. Certo. Ok. Siamo sempre qui e stiamo sempre cercando di capire se qualcuno è intenzionato a chiacchierare con noi, a mostrarsi, a darci un segno. Possiamo sapere se questo strumento si sta accendendo per situazioni naturali o se c'è qualche altro motivo. Se c'è qualche altro motivo, ne puoi prendere possesso di tutto. Quindi ci viene pensato che ci stanno sbagliando, pensare che c'è qualcuno qui. Sì, ci stiamo sbagliando, non possiamo andare, giusto? Ci troviamo veramente in un bel posto in questo momento. C'è una bellissima vista, c'è una gran serenità, c'è bellezza da tutti i lati, eppure viene quasi da pensare che forse c'è stata della sofferenza qui, qualcosa di triste, di drammatico. C'è forse qualcuno che si è sentito male.
C'è qualcuno che con noi che sta cercando di dirci qualcosa? O magari è semplicemente un campo energetico come è successo prima? Io non penso che sbagliamo a pensare che c'è della sofferenza, non per forza qua fuori, ma anche qua intorno a noi, ovunque, in questa casa, in questo castello. Se qualcuno sta soffrendo può parlare con noi. Cerco di essere più diretto. Se qualcuno ha perso la vita nel punto dove ci troviamo adesso e quel qualcuno si trova qui, se ha bisogno di dire qualcosa, siamo qui ad ascoltarti. Dato che difatti in questo posto ne sono successi diversi e non ci credo che non c'è nessuno che non voglia gridare il suo dolore, fatelo adesso, fatelo con noi. C'è qualcuno che ci sta sentendo, c'è qualcuno in ascolto in questo momento? Potete risponderci se ci state ascoltando? Questo posto ha secoli e secoli di storia, è impensabile che non sia rimasto dell'esistenza qui, qualcosa che ancora vive qui, qualcuno che vive qui. Credo che sia così, credo che ci sia qualcuno qui. Per favore mostrati. Non ho detto come mi chiamo, l'ultimo Sirio. Qualcuno mi sta sentendo e vuole dire il suo nome? Ditemi i vostri nomi. Se per caso c'è qualcuno che stai cercando di comunicare con noi, lo stai facendo bene. Riuscireste a farti capire ancora meglio di così? Dopo una mia domanda, qualcosa sembra palesarsi a noi, anche se non sappiamo bene che cosa. Chi sta comunicando, può per favore farci capire in modo più esplicito che sta comunicando? Perché noi possiamo capirlo solo fino a un certo punto. Puoi parlare più forte, per favore? C'è qualcosa di particolare da dirci? Cerca di usare tutta l'energia che puoi per farlo. Siamo cercando di
assolutamente più per disturbarlo. Chi c'è? Ero io, quello del francese. Finora abbiamo avuto molti risultati abbastanza timidi e non sappiamo se attribuirli a qualcosa di anomalo oppure no. In questo castello si parla che è stato campo di concentramento per ufficiali jugoslavi durante la guerra, che sono stati torturati e uccisi. Vorremmo sapere se qualcuno vuole raccontarci questa storia. Gli tolti i dati, vero, adesso? Hai messo in aereo. Certo. E non solo il telefono. Questa manifestazione di energia che vediamo, dobbiamo attribuirla a fatti naturali? O è un tentativo di comunicazione? Perché noi non lo sappiamo perché stiamo vedendo questa cosa. Noi non possiamo dire con certezza che qualcuno sta comunicando con noi. Per questo, potete farcelo capire in un altro modo che siete qui? Se qualcuno ha subito del dolore, del male in questo posto, ha sofferto e ha trovato anche la morte, può provare a parlare con noi, a raccontarci la sua storia. Siamo qui per ascoltarvi. Sarà mica che sei imprigionato qui e non riesci a trovare pace e per questo ti aggiri in queste stanze, in questo posto, dal quale non riesci ad andare via. È così? Abbiamo ragione di credere che c'è della sofferenza qui dove ci troviamo adesso. Mancanza di pace, mancanza di serenità, un forte senso di dolore. Non te la prendo. Sei qua vicino a noi? Faccelo sentire se sei qui. Facci sentire la tua presenza. Dopo la campana. C'è qualcuno che voglia di raccontarci la sua storia? Noi siamo qui per ascoltarti, se ti va. Sempre dopo la campana. Faccio un po' di ironia perché magari chi ci sta osservando ha anche voglia di sorridere, no? Intanto continua ad accendersi. Cosa stiamo sbagliando? Cosa dobbiamo fare per entrare in sintonia
Con chi è qui con noi? Poi deve fermarci. Sì. Fine sessione. Il castello di Montemale si erge ancora oggi in tutta la sua maestosità sulle montagne piemontesi. Nonostante le leggende e le storie che si raccontano su questo luogo siano state gonfiate solo per interesse personale e nonostante la carenza di eventi anomali, siamo andati via con la convinzione che qualcosa di volutamente silenzioso ci ha accompagnato per tutta la notte.